E adesso si prepara in pista la prossima coppia. Ed ecco allora la coppia che sta per entrare sul ghiaccio, è l'ultima coppia in programma di questo secondo gruppo, Elisabetta Makarova, Larry Kenjase. Loro rappresentano la Bulgaria, 18 anni per Elisabetta e 26 anni per Larry Kenjase. Anche loro hanno fatto la scelta di una musica del violoncellista Edwin Matton con la musica di Tango Amore. Doppio il twist anche per questa coppia, nessuna penalità, ma un elemento molto di base, senza nessuna particolare qualità. Il loop lanciato triplo sovraruotato, lei purtroppo cade, cade anche male, direi. Doppio loop in parallelo. Ed ecco qui la salita, il sollevamento, vedete che ruota in un senso, poi nell'altro senso. Fino alla discesa difficile, questa sorta di capriola. Entrata difficile per la spirale esterna indietro. Posizione raggiunta. Fuori unisono invece la trottola combinata. Ed eccoci collegati anche con il TG Sport su Rai Sport 1. Stiamo seguendo insieme la gara dello Short Program qui a Zagabria, Short Program delle coppie d'artistico per il campionato europeo di pattinaggio di figura. La seconda gara in programma sul ghiaccio, gli atleti rappresentanti la Bulgaria, Elisabetta Makarova e il suo compagno Larry Kenjase. In questo momento sono in prima posizione Nicole Della Monica, Matteo Guarisa. I nostri atleti sono già scesi sul ghiaccio come primi di questo secondo gruppo ed hanno ottenuto un punteggio di 47 e 26. Naturalmente c'è grandissima attesa per la coppia Stefania Bertone-Ondra Otarek, la coppia azzurra sulla quale sono riposte le grandi speranze anche di un podio, coppia azzurra che scenderà per ultima sul ghiaccio. Stefania Bertone-Ondra Otarek, che sono allenati da Franca Bianconi, dunque proprio da Franca andiamo a sentire le sue impressioni sia su Nicole Della Monica e Matteo Guarise che sulla sua coppia che sta per prepararsi per andare a fare la gara. Beh, su Nicole Della Monica e Matteo Guarisi posso dartele le impressioni perché le ho viste, un bel programma, qualche inconveniente, anche non previsto, devo dire, perché appunto l'arrivo del salto triplo lanciato era praticamente già completato e a Nicole è scivolato il filo dopo un bel pezzo dall'arrivo, però un bel programma, scivolato bene, presentato bene, con dei degli elementi anche di una certa difficoltà, il triplo twist subito all'inizio, in apertura, il triplo salto in parallelo. Direi che nel parco delle coppie che abbiamo visto fino adesso, decisamente i migliori, ma anche di parecchio, insomma. Per quanto riguarda quello che verrà, te lo racconterò tra mezz'ora, anche un po' di più. Ultimo allenamento è andato bene, ieri sera abbiamo visto i tuoi atleti molto in forma, molto determinati. Sì, questo è proprio tipico, è la loro caratteristica, insomma, si sono sempre fatti notare per questo, in particolare questa volta sono pronti, sono in forma, sono
possono fare bene. Certo, quando si sta in alto in zona medaglia diventa tutto più difficile da gestire, sì. E in zona medaglia, dopo la short dance, ci sono senza dubbio Anna Cappellini e Luca Lanotte. La nostra coppia azzurra è terza dopo appunto la prima prova della danza, alle spalle della coppia russa Elena Ilinik, Nikita Katsalapov, e in prima posizione troviamo Ekaterina Bobrova, Dmitry Soloviov, russi che l'anno scorso ottennero la medaglia d'argento. Dunque davvero una gara tutta ancora da seguire, in attesa poi di vedere all'opera domani i nostri atleti azzurri, e poi venerdì la grande attesa per Carolina Kostner, che cercherà di conquistare il suo quinto titolo europeo. Da Zagabria è tutto, la linea può tornare allo studio.